Via come viaggi, benvenuti a bordo. Che meraviglia, vero? La primavera ormai è nell'aria, la Pasqua si avvicina a grandi passi, ma purtroppo sarà la seconda Pasqua in zona rossa. Senza possibilità di viaggiare, che è una delle libertà che più ci manca, in una con quella di fare dei progetti, di poterli fare a medio termine, a lungo termine, ma anche a breve termine. Fatta salvo che per il mondo delle crociere, con MSC, prima compagnia al mondo ad aver ripreso il mare, che conferma anche per Pasqua le partenze anche da Napoli, la possibilità di viaggiare è affidata soltanto ai nostri ricordi, e così noi di V come Viaggi vi mostriamo le nostre puntate più belle. Oggi viaggiava l'anno 2017 con Simona Schiavone in Senegal e con me ad Amburgo a visitare il Miniature Wonderland. Buon viaggio! Oggi torniamo in Senegal, nell'isola di Gorée, a 20 minuti di traghetto da Dakar. Gorée esercita uno straordinario fascino sui suoi visitatori. Tra le case colorate di rosa e giallo, chiacchierando con la popolazione, si ha l'impressione di rivivere la storia che ha percorso l'isola, un luogo ricco di emozioni che è meta di numerosi turisti. Dominata in successione dai portoghesi, olandesi, inglesi e infine francesi, Gorée per oltre 300 anni, fino al 1848, anno dell'abolizione della schiavitù, è stata punto di partenza per milioni di uomini e donne africane che venivano separati per sempre dalla loro terra per essere imbarcati oltreoceano come schiavi nei campi di caffè, cotone o canna da zucchero in America del Sud e nelle isole dei Caraibi. Il Museo della Storia ripercorre nelle sue sale scene di vita della cultura africana, reperti megalitici, la storiografia degli uomini che hanno trasformato l'isola come conquistatori e come ribelli. Un'ampia sala del museo è dedicata alla vita dello schiavo, con modellini navali e documenti che raccontano le inumane condizioni di viaggio a bordo delle navi. Andando tra le caratteristiche stradine dell'isola, dai colori vivaci, tra baobab e negozietti di souvenir, si arriva alla casa degli schiavi, una vecchia residenza privata che ricorda la forma di una nave, dove gli schiavi, appunto, venivano tenuti prigionieri. L'edificio presenta nella parte bassa i luoghi di detenzione, divisi per uomini, donne, bambini e ribelli. Nella parte superiore della casa, invece, vivevano i proprietari di quello che la storia definisce l'ultimo mercato. Sulle grandi scale a forma di ferro di cavallo prendevano vita le trattative per il baratto. Ma quanto valeva la vita di un uomo? Il prezzo variava. Una donna dai sini sodi e un uomo di 60 kg valevano un barile di rum e un fucile. Un bambino dalla dentatura sana valeva quanto uno specchio. Chi veniva scelto oltrepassava la porta del non ritorno, un trampolino sull'oceano, e si recava nelle coste delle Americhe o ad Haiti, rimanendo schiavo a vita del suo acquirente. Da questa casa sono transitati 20 milioni di schiavi provenienti da tutta l'Africa occidentale francese. Di questi, quasi 6 milioni sono morti di maltrattamento durante il viaggio. Oggi Gorée rimane un santuario della memoria, dichiarata nel 1978 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, un'isola che invita a non dimenticare una delle grandi tragedie che hanno coinvolto l'umanità. Sul fiume che bagna Amburgo, dove sorge la più lunga serie di edifici adibita un tempo a magazzini e ora invece trasformati in locali, ritrovi o sale espositive, c'è il plastico più grande al mondo.
siamo all'interno del Miniature Wonderland, che è un insieme di miniature che tra poco vedremo, che riproducono i borghi più belli di tutto il mondo. Da quando questa struttura ha aperto qui sul lungo fiume di Amburgo, ben 16 milioni di visitatori. La cosa più divertente è che solo 5 quelli che arrivano da Città del Vaticano e 7 quelli che arrivano da Tuvalu. Crederete di essere arrivati ad Amburgo per visitare il Miniature Wonderland magari in treno? O forse in aereo? La minuziosità dei particolari, i rumori, le luci vi lasceranno davvero a bocca aperta. Dietro tutto questo c'è il lavoro meticoloso degli addetti ai lavori, che parte dalla ricerca dei luoghi, di borghi, di città, eventi, per poi trasformarsi nelle miniature e nei plastici visibili nelle sale del Miniature Wonderland. Siamo davanti al Vesuvio, manco a dirlo, con il direttore marketing di questo Miniature Wonderland, Sebastian Dechler, al quale chiediamo qualche curiosità tecnica di questo che è veramente un'incredibile attrazione qui ad Amburgo, non solo per i bambini ma anche, forse direi soprattutto, per noi adulti. Abbiamo iniziato 17 anni fa con 20 impiegati. Oggi, dopo circa 500.000 ore di lavoro, abbiamo un'esposizione su circa 1.200 meticuali e 270 collaboratori. Un bel progresso in così pochi anni. E da quando abbiamo aperto sono stati oltre 16 milioni i visitatori. All'inizio c'erano solo i plastici di Svizzera, Scandinavia, Austria, America e ovviamente Germania. Alcuni realizzati in materiali diversi da quelli che si usano ora. L'ultimo plastico inaugurato è quello dedicato all'Italia, con Roma, ma anche con il Vesuvio, durante la sua eruzione, qui alle nostre spalle. Naturalmente le meraviglie di Amburgo hanno un posto d'onore. Il Dom, il grande Luna Park, lo stadio con tanto di mini tifoseria e naturalmente la straordinaria Elbphilharmonie con la sua mini orchestra.